Amici miei, bentornati su Officina del Pilota. Fatemi sapere se questo video è stato utile mettendo like e commentando qui sotto. Non dimenticate di iscrivervi al canale e buona visione. Buongiorno ragazzi, come migliorare la propria BMW senza mapparla? Su questa vettura, che è stata prodotta nel 2011, non sono mai stati eseguiti aggiornamenti in concessionario ufficiale. Dunque la prima cosa che faremo è andare ad aggiornare le mappe del navigatore, che sono verificabili da questo menu e risultano essere quelle appunto del 2011, che è l'anno di produzione della vettura. Dunque inseriamo la chiavetta e procediamo con l'aggiornamento. Inoltre, per lo stesso motivo, poiché la vettura non è mai stata aggiornata, procederemo anche ad un aggiornamento completo dei software originali, passando da quelli della prima release del 2011 agli ultimi disponibili dell'iStep di luglio 2020. Ed inoltre procederemo con il retrofit degli optional cambio sportivo con codice 2TB e performance control con codice 2VG. Il cambio sportivo non è nient'altro che una taratura più rapida nella gestione delle cambiate, programmata così proprio da BMW e venduta come optional, mentre il performance control 2VG è un sistema sempre venduto come optional da BMW ed installabile in post montaggio, che prevede una maggiore ripartizione di coppia alle ruote posteriori quando quelle anteriori iniziano a slittare. Quindi sostanzialmente, per quel che sia possibile su un SUV, permette un maggior piacere di guida e una ridotta tendenza al sottosterzo. Per l'aggiornamento andiamo innanzitutto a verificare quali sono le versioni software attuali della vettura per mezzo di questo software che si chiama ASIS, che viene utilizzato dagli sviluppatori BMW. E su questa base andremo a calcolare i nuovi software necessari da flashare sulle varie centraline con i nuovi codici optional inseriti nell'ordine vettura. In caso di vetture che hanno installati dei software così vecchi come questa, procedere ad un aggiornamento permette anche di guadagnare una migliore fluidità del motore e del cambio grazie ai miglioramenti apportati dai tecnici BMW negli anni. Quindi sostanzialmente riusciamo a migliorare di molto il piacere di guida e anche i consumi della vettura nella maggior parte dei casi, pur senza apportare alcuna modifica al software di gestione del motore. In questo momento, dopo aver calcolato i software necessari, stiamo flashando le centraline DSC, DME ed EGS e ricodificando la centralina ICM con i software aggiornati e con i postmontaggi inseriti nell'ordine vettura. Terminata la fase di aggiornamento dei software, andiamo ad effettuare alcune codifiche e personalizzazioni sulla vettura. Ad esempio, in questo momento stiamo ritardando la soglia di intervento del beep cinture, perché su queste vetture, non appena accesa la macchina, anche se si è fermi, il gong inizia a suonare e questo può dar fastidio, ad esempio, durante le fasi di manovra. E dunque alziamo la soglia di intervento al di sopra dei 20 km orari, in modo che al di sotto di questa velocità il beep delle cinture non si attivi mai, rimanendo comunque in sicurezza con l'avviso attivo nell'utilizzo reale della vettura su strada. E ora andiamo anche ad impostare la memoria dello start e stop, in modo che questo mantenga l'ultima impostazione scelta dal guidatore. Vale a dire che se si spegne la vettura con lo start e stop disinserito, questo rimarrà disinserito fin quando il guidatore non premerà di nuovo il pulsante per l'attivazione. E già che ci siamo, ti codifico anche la chiusura del portellone posteriore tenendo premuto il tasto all'interno dell'abitacolo, che con la configurazione di serie permette solamente di aprirlo. Oh, finalmente! Puoi aprire ma non puoi chiudere, ma che senso ha? Adesso col tasto dall'interno potrò anche chiudere, meno male. Questa sì che è una cosa comodissima. Ci siamo? Ci siamo, tutto a posto. A questo punto direi, vatta a fare un giro e dimmi che ne pensi. Dunque ragazzi, la prima cosa sulla quale voglio porre l'attenzione è il cambio. Emilio dice che dopo l'aggiornamento dovrebbe essere più piacevole da guidare la macchina e anche la cambiata dovrebbe essere più veloce. Quindi metto in modalità manuale, sono in seconda, vediamo se cambia più velocemente. Voglio se cambia più velocemente. Madonna. Emilio non scherzava ragazzi. Veloce, velocissimo. Sì! È assolutamente più veloce di prima. Sono in quarta, quinta. Va molto più forte. Ovviamente nella scalata non è che fa la doppietta, per carità. Però è comunque più divertente di prima.
di seconda, di prima schizza via. È assolutamente più veloce di prima. Bene, quindi sul primo punto Emilio è stato promosso a pieni voti. Questa qui, ragazzi, è una vettura del 2011, per cui il navigatore è quello che è, un pochino obsoleto. Però questa è la mia macchina e quindi io me lo tengo. Sicuramente averlo aggiornato non gli ha fatto male. Il piacere di guida è aumentato. Ve lo metto per iscritto. Non vi prendo assolutamente in giro. Il cambio è più veloce di prima. Mi sono divertito di più a guidarla. E comunque, ragazzi, come va questa vecchietta? Va ancora forte. Del resto, come sapete, come avrete visto in un video che vi posso elencare qui in alto a destra, in questa scheda, qualche anno fa ho comprato la macchina che poi si è rotta e dopo 8 mesi che ce l'avevo, e abbiamo scoperto tramite una perizia giurata che la macchina presentava un vizio occulto e l'ultima bronzia di banco era già rotta, quindi c'è stata la fusione del monoblocco. Sono ancora in causa per questo, come sapete, la burocrazia italiana dopo 5 anni. Aspettiamo ancora. Di conseguenza, dopo la rottura, siccome non volevo vendere la macchina e perché sono molto affezionato, lo ero al tempo, lo sono ancora oggi, ho deciso di andare in BMW e comprare tutto il motore nuovo. Ho speso 1000 euro tra motore, lavori. È stata una mazzata, non ve lo nascondo, però adesso l'auto ha 50.000 km praticamente, cioè il chilometraggio dell'auto è di 208.000, ma il motore ne ha fatti solamente 50. In questi 50.000 km ho già fatto 3 tagliandi. Questo mi dicono che è un motore che si rompe abbastanza facilmente. Non vado mai così come sono andato prima, per farvi sentire il cambio, quindi così veloce, così spinto. Di base quest'auto la guido come non una papera, molto tranquillamente. Ok, adesso torno un attimo da Emilio. Per scoprire tutti i dettagli su questi aggiornamenti, ragazzi, vi consiglio di seguire su Instagram Raro Performance, questo account qui, oppure di venire su via Porto Simone 107 a Roma a trovarci direttamente di persona. Non dimenticate di seguire questi ragazzi su Instagram, su questo account qui, Officine Cubo. Ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.